Bene, eccoci con il nostro Photoshop e andiamo ad aprire l'immagine creata in Cinema 4D. Il formato è Photoshop. Clicchiamo due volte. Ok. E avremo il nostro livello con i suoi canali. Ora duplichiamolo. Filtro, rendering, effetto nuvole. Diamo moltiplica. Nuovo livello. Intanto clicchiamo un attimo su questo, facciamo immagine. Regolazioni. Tonalità e saturazione. Lo coloriamo. Questo qui per adesso non serve. Andiamo di nuovo su immagine, inserisci, di nuovo, ok, rasterizza. Colore schermo. Ora passiamo sotto, facciamo un nuovo livello, tiriamo indietro, selezioniamo i colori, ok, filtro, rendering, nuvole. Poi duplichiamo il primo livello in alto, filtro, sfocatura, facciamo radiale. Poi. Facciamo questo, doppiamo ancora. Filtro, rendering, effetti luce. Lasciamo un suffaretto. Ok. Diminuiamo un po' l'opacità. Ok. Poi.
possiamo fare nuovo livello, creiamo dei fasci. Scegliamo il colore. Tasto destro, traccia tracciato, simula pennello. No, prima dobbiamo scegliere il diametro del pennello, che mi sembra grande, infatti. Facciamo da 5. Traccia tracciato, simula. Poi prendiamo il nostro tracciato, lo spostiamo. Trasformazione libera, altera. Ok, traccia, ok, andiamo sulle proprietà del livello, gli stili, mettiamo un bagliore esterno, scelgo il colore, lo metto bianco. Aumento l'estensione. La dimensione. L'opacità. Bagliore interno. Aggiungo un disturbo al massimo. Ok.